questo viaggio è lungo. Il nostro paese è piccolo ma molto bello. Noi abbiamo tanti alberi anche vicino all'Atlantico. Prima Yame noi stai tranquillo in Gambia. Anche io con mia famiglia sta bene. Quando lui diventa presidente, tutti cosa nel mercato diventa costoso. Anche è molto difficile per pagare scuola. Per andare all'ospedale abbiamo questo problema di politici in Gambia. Anche problema di etnico. Noi Mandinka ha un problema, villaggio vicino a noi, Gunjur, problema di terra. Anche l'anno scorso hanno sparato il nostro amico, lui è morto. I nostri genitori hanno dato terra per coltivare di là. Quando arrivano Jola dicono questa terra da loro, Mandinka è più grande. Yame è Jola. Quando lui diventa presidente, ha detto che nessuno ha un terra qui, Gambia. Quello problema è grosso. Quando noi facciamo peaceful manifestation, arrivano polizia, anche soldati, spara, picchia per persone così. Questo viaggio è lungo. Prima noi partiamo in Gambia, dopo Senegal, Mauritania, dopo Mauritania, Mali, Burkina, Niger, Niger, Libia. Noi paghiamo l'autobus, anche pick-up, non si può dormire. Arrivano banditi sulla strada, loro pensano questo persona sta facendo il viaggio, hanno soldi, non è vero. Noi cerchiamo tante cose per andare avanti. Sulla strada ci sono tanti problemi. Tutti i paesi per entrare loro chiedono soldi. Anche tu hai il documento di Gambia, Burkina, loro prendono tutto. Nostra tasca, anche borsa, loro prendono tutto. Questo border c'è campi dei militari, loro hanno tante piccole stanze. Quando tu non paghi, si chiude la porta. He's inside the desert, so I know this boy. He start crying, my stomach. I tell him what is wrong. For somebody to give him water because I lost my water, it's difficult. He cry until he stop crying. I check him, he don't move. I tell one of the boys, he came, he stopped the car and checked that boy. He say, this boy is dead. He pulled him, put him down. I tell why, let's take him when we reach with one of the boys we can bury. He say, you are mad. So we leave that boy, the body in the desert. Up to date, when I think of that, I feel very bad. Per entrare in Libia fanno tante possibilità. Quando noi finiamo nel deserto c'è militare, loro si cerca tutti cosa, roba. Hanno bastone grande, piccia persone di là, mette nelle prigioni. Prima noi abbiamo una grande stanza, vivono tante persone insieme. Mattina presto noi devo andare sulla strada, c'è un posto, noi sediamo, arrivano gente, porta noi per lavorare. Un giorno siamo dormendo, sentiamo bussare la nostra porta, dicono noi siamo soldati, apri, gente sta urlando. Hanno preso tanti soldi da noi, cerca soldi. Hanno messo noi in una truck, porta noi una grande prigione a Tripoli, dopo Tripoli, Garaboli. Hanno detto questo è campo di rifugiati, non è vero. Noi siamo di là, arrivano Ramadan, arrivano un gruppo, hanno armi, tante armi. Dicono non si può
mentre le persone così nelle prigioni hanno fatto combattere 2 giorni, quando siamo in Tripoli c'è un gruppo ancora arrestava noi, non mette noi in prigione, hanno grande casa, ha detto mattina andiamo al lavoro, dopo il lavoro torna qui, loro danno cibo però non danno soldi da noi, ha detto un giorno devo andare in spiaggia, vai in Italia. E quando noi mangiamo cena siamo cercando, loro entrano, ha detto veloci, veloci, fissa fissa, andiamo sul mare. They put you inside that boat, you go to Italia, così. Quando noi siamo sul mare ho sentito loro stai piangere tanti, no. Dopo noi sentiamo niente. Quando noi visto questa grande nave, ci sono piccole barche, loro vengono subito, ha detto calma, siamo italiani, alcuni non crede. Però io ho visto bandiera degli italiani. È molto diverso vita Italia e Libia. Questo centro sotto Tre Fontane hanno dato noi insegnante italiana, infermiera, assistente legale. Abbiamo fatto corso di cucina italiana al Faro, un'associazione. Al Faro aiuta tutte le persone, italiani e straniere, assistente legale. Hanno cercato questo corso su internet. So, io ho detto a lei, io voglio fare il corso, voglio fare pizzaiolo. Lei ha detto adesso Faro devo chiudere, rimangono solo corso di aiuto cuoco. Hanno cambiato tante cose di legge. Prima c'è psicologo anche insegnante italiano, adesso no, non c'è scuola nel centro. Lavoro in un ristorante in Bustamondo. Pasquale mi ha dato coraggio per me. Bubba è uno dei vecchi ormai del progetto. Lui ha percorso un periodo di formazione per far sì che possa occuparsi della preparazione della cucina e di fare servizio in sala. In virtù della sua anche capacità e predisposizione personale, noi abbiamo inserito un'esperienza su Airbnb come cena con i rifugiati, quindi gli stranieri acquistano questo pacchetto di cenare con i rifugiati, c'è un menù degustazione e lui mangia con loro la sera, li intrattiene e spiega loro tutto il progetto e tutto il nostro lavoro che facciamo. Quando noi siamo andati catering fuori, prima io vergogno troppo, ha detto tranquillo Buba, no, perché tu vergogna? Loro sono rimani come tu. Si cerca di metterli in piena serenità e in piena tranquillità, cerchiamo di non caricare troppo di responsabilità, di essere molto spontanei. Quando noi organizziamo il nostro tavolo, parrucchiare tutti, gente vengono e chiede io tante domande. Come tu hai fatto questo piatto? Che sono gli ingredienti? Io parlo con tante persone. Stiamo lavorando con i figli di prima generazione dei cuochi, che sono ragazzi giovani, che hanno appreso l'italiano in maniera molto veloce e con i quali stiamo creando un gruppo di lavoro proprio perché entro 3, massimo 4 anni devono essere in grado di poter gestire in maniera autonoma il ristorante Gustamondo. Ha dato noi possibilità di cucinare nel Gustamondo, lui paga noi. Penso vita sta cambiando.